percezione che conferma la regola, che chi bene comincia a pensare il nostro, cioè inizia più che bene. Stamattina gli auguri porto i saluti miei personali, ma soprattutto quelli dell'ordine dei giornalisti della campagna che rappresentano. Ne ho parlato all'interno del Consiglio, sono soddisfatto di questa nuova iniziativa proprio per quello che tu dicevi prima, chiaramente c'è poca lettura, ma poco attaccamento proprio al giornale. Tu questo l'hai definito un altro giornale, veramente un altro giornale. Ti porto i saluti di Ottavio Bell, ma soprattutto di Mimmo Falco, che è il nostro tutor come pubblicisti, soprattutto in questo momento, dove c'è un grosso problema con tutti gli ordini, ma soprattutto con gli ordini dei giornali. Tu sai che vogliono abolire l'ordine, vogliono mettere l'esame di Stato per coloro i quali iniziano l'attività di giornalista, quindi c'è tutto un rinnovamento all'interno dell'ordine che noi stiamo gestendo e cerchiamo di gestire nel migliore modo. Vi porto anche i saluti di Ottavio Parenti, che poco conoscono, perché di Enzo Polimoni, che è il presidente dell'Associazione Nazionale della Stampa. L'associazione è il sindacato dei giornalisti, al quale tutti voi potete accedere in qualsiasi momento, perché in questo momento, proprio per le difficoltà che ci stanno, il sindacato è molto vicino ai giornalisti, soprattutto vicino ai giornalisti precari. Si stanno facendo tante belle cose, stiamo portando avanti la legge 150, che è per la stampa, che rappresenta la stampa all'interno degli enti locali, e stiamo portando avanti una serie di iniziative per quanto riguarda soprattutto i giornalisti precari. Personalmente, proprio per il discorso che faceva Pasquale prima, noi stiamo mettendo su un'associazione della stampa, più al nord di Napoli, che sarà chiamata Associazione della Stampa Sepeto, poi ne parleremo con calma successivamente, proprio per creare un interessamento da parte dei giornalisti o di quelli che dovranno diventare giornalisti, sia nei confronti dell'ordine ma soprattutto nei confronti della stampa. Vi lascio, inutile dire che l'attività, qualsiasi attività che viene intrapresa in una comunità viene salutata sempre in maniera positiva, perché è una ricchezza della comunità. Se poi questa ricchezza è rappresentata dall'informazione, che è anche formazione, democrazia, confronto, è ancora meglio, sotto tutti i punti di vista. Io voglio lasciarvi soltanto il libro della deontologia giornalistica, della professione giornalistica, perché molti l'hanno ricevuto, ho visto tanti colleghi giornalisti, molti l'hanno ricevuto quando sono stati, hanno avuto il tesserino di giornalista. Ve lo lascio perché questo è il pane per il giornalista. Il giornalista Tito Montanelli diceva che la deontologia professionale si dà chiude in un'unica parola, l'onestà. Io dico che la deontologia rappresenta il punto di partenza di qualsiasi tipo di attività, ma soprattutto dell'attività del giornalista, il quale deve lavorare in trasparenza e con maggiore onestà. Ve lo lascio in modo che